Una fumata nera che fa male all'idea di un'Europa unita e solidale. Il vertice tra i 27 leader, durato più di 6 ore, per mettere a punto la nuova strategia anticrisi economica, si è chiuso con un nulla di fatto, anche per il veto posto dall'Italia sulla prima versione del testo di conclusioni. In ballo c'è un'Europa divisa tra nord e sud, tra chi vuole condividere risorse e rischi e chi invece preferisce gestire le crisi da solo. Il Consiglio europeo alla fine è riuscito a trovare un'intesa sul testo, ma si tratta di un'intesa minima su un documento generico che manca di concretezza e che di fatto dà 2 settimane all'Eurogruppo per formulare nuove proposte. Il confronto dunque proseguirà nei prossimi giorni, non esclude nulla, ma riparte dalla spaccatura tra chi, come Italia, Spagna e Francia, chiede misure straordinarie e niente condizioni per l'uso del fondo salva stati e i paesi del nord, guidati dalla Germania, che non vogliono neanche sentir parlare di Eurobond o Corona Bond. Il problema è come gli stati membri finanzieranno l'ingente debito pubblico generato dal denaro che stanno spendendo in deficit per affrontare le conseguenze socio-economiche, oltre che sanitarie, di questa crisi. Il Premier Conte ha spiegato che servono strumenti finanziari innovativi, non quelli del passato, altrimenti, ha detto il Premier, ve li potete tenere perché l'Italia non ne ha bisogno. Ho spiegato che noi preferiamo il MES come strumento che è stato fatto per le crisi, ha replicato la cancelliera Angela Merkel, ribadendo la posizione tedesca sugli Eurobond. Ora restano 2 settimane per capire quali passi farà l'Europa, molto dipende anche dall'andamento della diffusione del contagio. I nodi stanno venendo al pettine in questa crisi e dimostrano ancora una volta che il Nord non si fida del modo di gestire i conti pubblici del Sud e, come nella crisi del 2008, non è pronto a mettere in comune risorse e a garantire con i propri debiti i paesi meno virtuosi.